ha chiesto di intervenire il consigliere Abate, prego, ne ha facoltà. Relativamente a questo punto inerente alla variazione al bilancio di previsione 2024-2026, in questa seduta del Consiglio Comunale noi stiamo votando circa tutta una serie di variazioni appunto di bilancio. Ma queste variazioni al bilancio o al bilancio di previsione finanziaria 2023 per quanto riguardava il precedente punto, al bilancio di previsione 2024-26 per quest'altro, ci danno un'idea di una amministrazione che naviga a vista. Per carità, le variazioni in alcuni casi sono necessarie, sono fisiologiche, ma nel momento in cui noi assistiamo ad una pletora, a una serie di variazioni, variazioni su variazioni, evidentemente ab origine non è stata fatta una programmazione organica, una programmazione mirata, una programmazione scientifica, oserei dire. Di modo che poi tutte queste falle che si presentano devono essere in un certo qual modo colmate attraverso appunto queste variazioni. E si finisce per spostare somme da un capitolo all'altro con un valzer che la dice lunga su un modo abbastanza, come dire, approssimato e dilettantesco di gestire le finanze della cosa pubblica. Peraltro, se non ho visto male, ci sarebbe l'ennesimo prelievo dal fondo di riserva. Saremmo al settimo intervento. Beh, il fondo di riserva è, come dire, proprio il fondo del barile, e andare a toccare quei fondi significa davvero raschiare il barile e andare sottoterra, andare sotto il sottosuolo. Già avete anzi raschiato il barile andando ad attingere dal fondo di riserva un 350.000 euro per il famoso spreco e scialacco di denaro pubblico del Sail GP. Ma dicevo, queste variazioni, come dire, la dicono lunga su una improvvisazione, su un navigare a vista. Ripeto, se la variazione è un fatto episodico, momentaneo, isolato, ha un senso, ma se la variazione diventa un qualcosa di ripetuto, di reiterato, è quasi come un affannarsi per dover necessariamente, ripeto, risolvere, tamponare certe emergenze, questo depone proprio per una mancanza assoluta di programmazione, un procedere, ripeto, a tentoni. Si interviene quando si è con l'acqua alla gola e si cerca in un certo qual modo di barcamenarsi. È ovvio che poi, amministrando in questo modo, la coperta è corta e se copri una parte del corpo necessariamente scopri l'altra e va a finire che c'è questo tira e molla in cui bene o male qualcuno deve piangere, tra virgolette, qualche settore ovviamente. Quindi ovviamente il mio sarà un voto contro.